Ok ragazzi, benvenuti in un nuovo episodio. Oggi parleremo delle misurazioni, quali misure prendere durante un periodo, sia da un punto di vista di condizione in generale, sia da un punto di vista di allenamento. Allora, perché questo video? L'altro giorno avevo postato un'immagine, un video della mia condizione in bulk, raggiunti 90 kg e in parallelo anche la BIA che ho fatto con Francesco, e dalla BIA risultava un molto ottimistico 11% di massa grassa, e logicamente sono arrivate un sacco di domande sia su la percentuale di errore, il margine di errore che ci poteva essere sulla BIA, ma soprattutto su quali misure effettivamente prendere durante un periodo per monitorare la nostra condizione e logicamente i progressi che stiamo facendo. Quindi cerchiamo di affrontare un po' tutte quelle che sono le misurazioni che io personalmente prendo, in cui credo, logicamente cercando di capire quali sono le tempistiche in cui prenderle e come poterci regolare in merito. La prima misurazione che faccio prendere logicamente è il peso. Auspicabilmente il peso andrebbe preso tutti i giorni, quindi semplicemente il mattino appena svegli, dopo essere andati in bagno, ci si pesa. Ora io faccio inserire tutto in una tabella Excel condivisa su Drive con i nostri atleti, la mostro semplicemente così come la impostiamo noi. Praticamente la settimana, i vari giorni sono messi in riga e poi finita la settimana si passa alla colonna successiva. Perché questo? Perché in questo modo io posso verificare sia il trend generale del lungo periodo e settimanale, ma soprattutto il trend di settimana in settimana. Questo perché le piccole variazioni di peso non mi interessano, perché sono soprattutto a carico di acqua, quindi qua si apre un'altra tematica. Se vi impanicate per le piccole variazioni di peso, perché tanti me lo scrivono su Instagram, non ve ne dovete preoccupare, perché sono soprattutto a carico, anzi non possono che essere a carico di acqua, ok? Quello che mi interessa invece è il trend sul medio o lungo periodo. Ora, due precisazioni da fare. La prima è che sulle donne in particolare queste piccole variazioni di acqua sono molto più frequenti, sia perché le donne tendono a avere una risposta molto più forte agli stati di stress in generale, che è sia positiva che negativa logicamente, perché riguarda la condizione corporea o le fluttuazioni di composizione corporea, sia logicamente per questioni inerenti al ciclo mestruale di cui ho ampiamente parlato, ok? Quindi per quanto riguarda le ragazze, prendete il peso tutti i giorni, però valutatelo sul, non tanto sul medio periodo ma anche sul lungo periodo, quindi valutate il trend, prendete come sta andando il peso ogni mese, ok? Considerando il vostro ciclo mestruale, quindi non è che dovete considerare il primo giorno del ciclo col primo giorno del ciclo, però cercate di guardare più che altro sul lungo periodo. Altra precisazione che voglio fare, che è molto molto importante: il discorso di prendere il peso tutti i giorni dovrebbe essere fatto da persone che normalmente riescono a vedere al peso in maniera totalmente neutra. Quindi io personalmente in certi casi preferisco non guardarlo, perché non è che mi faccio prendere dal panico, però magari un minimo condizionale, oddio sto in bulk, il peso sta scendendo, che cosa sta succedendo, cosa posso fare, c'è il pensiero fisso, magari la giornata parte male. Ecco, in questi casi il mio consiglio è quello di prendere il peso magari giusto un paio di volte a settimana, ma comunque anche se lo prendete tutti i giorni, il mio consiglio è quello di guardarlo con totale neutralità, ok? Se vedete che il trend non è quello che dovrebbe rispettare, allora magari intervenite da un punto di vista alimentare, però non fatevi assolutamente prendere dal panico per quel mezzo chilo in più, quel mezzo chilo in meno e via discorrendo. Ora, seconda misurazione che faccio fare sono le pliche. Ora, per quanto riguarda le pliche, il mio consiglio è quello di prenderle una volta al mese o due volte al mese, non di più, perché non serve essere troppo maniacali da questo punto di vista. Se state facendo un cut, una preparazione gara, può aver senso cercare di prenderle in maniera molto più frequente, però anche in questo caso in gara portate l'aspetto fisico, ok, visivo, quindi non c'è bisogno di essere troppo fiscali con le pliche su quello che è l'andamento, eccetera. Se vedete che magari siete in una fase in stallo, c'è qualcosa che non va, eccetera, potete prendere le pliche per avere una misura in più. Ora, altro punto riguardo alle pliche è che potete prendere sia tutte quante le pliche, quelle previste dalle equazioni, quindi dall'equazione che poi andate ad utilizzare. Io personalmente le vado a prendere tutte, e c'ho un'app di Excel e c'ho un file di Excel che mi dà la risposta di BF per tutte le equazioni che esistono sulla plicometria. Potete però anche prendere soltanto in alcuni punti, che sono tipicamente i punti più ostici che volete andare a monitorare. Normalmente la plica addominale, la plica del lower back, se volete la sottoscapolare, se tendete a prendere molto grasso sulla schiena, insomma va adattato anche alla persona. Una persona che magari tende ad essere molto grassa sul lower, sulle gambe, si può prendere anche la plica del polpaccio, del quadricipite. Però detto questo, il concetto di base è quello di non tanto basarvi sulla percentuale di massa grassa, che veramente non ve ne deve importare niente, anche perché tutte le equazioni sottostimano molto la percentuale di massa grassa, ma basarvi più che altro sul trend relativo, quindi il trend delle singole picche nel corso del vostro bulk, nel corso del vostro cut. Anche in questo caso, per quanto riguarda gli obiettivi,
con la plicometria possiamo porci l'obiettivo di non superare una certa soglia, una certa plica, per esempio in una fase di bulk, di nuovo la plica addominale, non voglio superare l'11, ok, di plica addominale, non voglio superare il 15 durante una fase di bulk. Viceversa, un altro obiettivo che ci vogliamo porre è in una fase di cut scendere tantissimo su una determinata plica che magari è il nostro punto carente. L'anno scorso, porca vacca, mi sono definito tantissimo, però c'avevo la plica del lower back che stava sempre sul 15, quest'anno devo farla scendere sotto il 15. Che bello, arrivata ad 11, la condizione è buona, il peso per esempio è rimasto lo stesso dell'anno scorso, però la plica del lower back sta ad 11, ok, perfetto, ho fatto un protocollo efficace. Ripeto, uno sport estetico, quindi quello che vedete allo specchio dovrebbe essere messo davanti a tutto, perché ci sono un sacco di variabili che queste misurazioni non possono andare a considerare, in primis le scorte di glicogeno, di acqua, la pienezza di un muscolo e via discorrendo. Ora, altro punto riguarda le circonferenze, la circonferenza di petto, vita, fianchi, braccio, gambe. Anche qua io consiglio in generale di prenderle più che altro alla fine di un bulk, all'inizio, alla fine di un bulk, all'inizio, alla fine di un cut, per vedere com'è andata la situazione e compararlo magari di anno in anno o di bulk in bulk o di cut in cut, insomma. Non sono un grande fan delle circonferenze perché è una misurazione che è troppo determinata sia dal discorso scorte di glicogeno e acqua, sia anche dalle diverse proporzioni muscolari, nel senso che una circonferenza del petto, del torace, è influenzata dalle dimensioni del petto, è influenzata dalle dimensioni del gran dorsale, dallo spessore della schiena, quindi tutta la muscolatura della schiena in generale, quindi sono tanti i fattori che entrano in gioco, è una misurazione un po' vaga, ok? Per quanto riguarda il discorso del bodybuilding. Se, come nel mio caso, dovete sposarvi e dovete tenere la situazione sotto controllo per quanto riguarda la scelta del dannato abito, allora in questo caso la presa delle circonferenze può essere sicuramente efficace, però per il resto io non sono un grande fan del prendere le circonferenze. Altro punto essenziale, le foto. Ecco, le foto sono qualcosa che dovreste richiedere sempre ai vostri atleti, in primis, e dovreste fare anche su di voi, perché sono veramente il parametro principe di tutto quanto, ok? Quello che consiglio io è di fare le foto una volta a settimana, per esempio le domeniche appena svegli, se non avete scelto del sabato, altrimenti magari il lunedì appena svegli, quindi quel giorno a settimana vi fate le foto, vi svegliate. Ora, le foto potete fare sia frontale, laterale, posteriore, che, ed è una cosa che preferisco, se sapete posare, farle in posa, ok? Quindi fate tutte le pose obbligatorie, perché così potete studiarvi sia le carenze muscolari, sia logicamente anche le vostre pose e la vostra capacità di risaltare i muscoli, ok? Dovete partire dal presupposto che il bodybuilding è lo sport dell'illusione, ok? Quindi dovete cercare di far risaltare i muscoli che non avete e mascherare le carenze che realmente possedete. Logico, voi vi vedete in palestra, sapete esattamente quali sono le vostre carenze e su cosa lavorare di più, però anche il discorso del posing secondo me è molto molto importante. Per quanto riguarda poi il discorso foto, vi do un consiglio spassionato che è molto importante e che molti sottovalutano: fatevi foto con luci buone, eccellenti, dovete avere le luci migliori possibili. Non è soltanto un discorso di non deprimervi guardando le foto, però obiettivamente se io faccio delle foto in cui c'è una luce sparaflesciata addosso, sono identico dal giorno 1 al giorno 365, cioè non riesco ad apprezzare le piccole differenze di dettagli, anche in negativo, nel senso che quando inizio a vedere che delle linee iniziano a essere invisibili, nonostante le buone luci, perché magari la BF sale troppo, ecco, questo, se c'ho una luce sparaflesciata a faccia, non lo noterò mai, quindi mi vedrò generalmente un po' più grosso, un po' più secco, però non apprezzo le piccole differenze che ci sono. Quindi luci favorevoli sono luci che fanno vedere anche dettagli e logicamente ci permettono di monitorare la condizione al meglio. Ora, altre due misurazioni di cui parlo brevemente: frequenza cardiaca e temperatura, un qualcosa che abbiamo provato ad utilizzare spesso sui nostri atleti, la frequenza cardiaca per valutare lo stato generalmente di overtraining, quindi di affaticamento dell'atleta, perché normalmente quando si è in overtraining, in overreaching quantomeno, la frequenza cardiaca tende ad essere molto alta a riposo e paradossalmente molto bassa in allenamento. La temperatura invece viene suggerita come indice dello stato metabolico, molti endocrinologi la utilizzano, ci sono dei test proprio per la temperatura per valutare il funzionamento tiroideo. Io ci tengo a dire che sono test che nascono in ambito clinico, patologico, quindi riutilizzarli da un preparatore atletico con un atleta che è sano, o quantomeno si auspica che sia sano, non ha prettamente senso. Quello che abbiamo visto noi è che questi valori su alcuni soggetti possono essere affidabili, su altri soggetti invece no, quindi non vale la pena utilizzarli su tutti quanti di default. L'altro discorso riguarda le misurazioni invece in allenamento, e qua
viene il bello. Allora, voi in allenamento dovete sempre monitorare quelle che sono le quattro variabili di allenamento, ok? Quindi il volume, il numero di serie allenanti, l'intensità di carico, i chili che fate, l'intensità percepita, quindi il grado di cedimento di effort e la densità. Ora, qual è il discorso? Che l'idea di monitorare e misurare l'allenamento è pura follia. Questo perché ho sia un discorso di partecipazione di stretti muscolari che è totalmente immisurabile, cioè quanto mi sta lavorando il tricipite su questo esercizio piuttosto che il gran dorsale, piuttosto che il petto, lo sento bene, un giorno va bene, un giorno va male, non riesco a isolarlo, ho la spalla affaticata quindi mi entra troppo in gioco oppure non mi entra in gioco, insomma ci sono un sacco di variabili che entrano in gioco, quindi misurare quello che facciamo in allenamento è impensabile. Per quanto riguarda invece le variabili di allenamento, anche là 11 serie di petto non sono come 11 serie di gambe, 11 serie di chest press non sono come 11 serie di croce e cavi, 11 serie fatte all'inizio dell'allenamento non sono come 11 serie fatte alla fine, 11 serie in buffer non sono come 11 serie fatte a cedimento, insomma anche qua tenere d'occhio le variabili è utile perché abbiamo un orientamento di quel che stiamo facendo, però prima di tutto quanto, questa è una cosa che tengo a dire, è queste variabili le devo comparare ai miei feedback in allenamento, ok? Quindi come mi sento, come sta andando, quanto mi sento di dare, vado a fare un pull-lay per esempio, se alla seconda o alla terza serie per esempio sono affaticato, mi sento che sono saturo sull'esercizio, perché devo fare la quarta che è prevista nel mio protocollo? Magari vado a fare un altro esercizio in cui se ne sono previste tre, alla terza mi sento che ancora non sono saturo, ne faccio una quarta e ce l'aggiungo, insomma. Cercate anche in questo senso di regolarvi, mi rendo conto che ci vuole tanta intimità, ci vuole tanta esperienza in sala pesi, però se non iniziate a cercare di ragionare in questi termini, rimarrete statici su numeri, calcoli, nero su bianco, cose scritte su carta, cose mandate al preparatore, insomma dovete cercare di instaurare un certo feeling, una certa intimità col vostro allenamento e sentire il peso di quelle 11 serie allenanti piuttosto che il peso di altre 11 serie allenanti, insomma cercate di basarvi sui vostri feedback, ma detto questo logicamente dovete sempre tenere d'occhio quelle che sono le variabili per impostare correttamente una progressione di allenamento. Quindi niente ragazzi, questo è tutto per questo video, io spero di avervi dato degli spunti interessanti, logicamente qualsiasi domanda scrivetela qua sotto nei commenti, qualsiasi osservazione, e scrivete anche voi quali sono le misurazioni che normalmente prendete sia in fase di bulk che in fase di cut. Di nuovo, qualsiasi dubbio che vi venga, qualsiasi consiglio sono ben lieto di darvelo qua sotto nei commenti, e detto questo vi rimando al prossimo episodio.